Tanti bambini con le loro famiglie hanno invaso le vie e le piazze del centro storico di Lucignano per l'ultimo appuntamento di giovedì, Sere d'Estate, il ricco contenitore dell'estate lucignanese. Per il sindaco Roberta Casini è stata l'occasione per tracciare un primo bilancio di un cartellone ambizioso. Stasera è anche un'emozione perché è la serata dedicata ai nostri ragazzi, ai più piccoli, quindi tante attrazioni, tantissima gente ed è stato molto impegnativo, un lungo periodo estivo per noi, devo dire davvero, davvero anche complicato perché di cose ne abbiamo fatte tante in un momento in cui anche gli uffici sono oberati dal lavoro. Però devo dire un grazie a tutti i dipendenti del comune perché come sempre mettono l'anima e il cuore e questo spesso non è così scontato, quindi un grazie. Grazie davvero, per tutto quello che ogni giorno fanno proprio per il loro comune. Come tutti gli eventi vanno provati, sperimentati e poi se funziona si cresce. E questo è uno di quegli elementi che è una novità che avevamo in serbo in realtà fin dall'inizio, ma le cose vanno sapute coltivare. È una cosa che piace molto perché ci troviamo all'interno di uno spazio nuovo, lo spazio da vivere che è quello del paese dentro le persone. E proprio il borgo di Lucignano sarà sede nel fine settimana, che va da venerdì 8 a domenica 10 agosto, della 15ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia.